Quarantena per chi arriva in Basilicata dai paesi a rischio, ripartono intanto gli sport da contatto, lo dispone una nuova ordinanza del governatore Lucano Bardi. Sanità, ASPI, CGIL provinciale di Matera, anticipare la campagna di vaccinazione anti-influenzale. Consiglio comunale nella città dei Sassi, non passa l'approvazione del progetto di piazza della Visitazione. Botte acido sulla compagna, un arresto a Bernalda. A Potenza il sì di due suore di clausura, diretta di TRM Network sull'evento. Bentrovati con l'informazione di TRM. Nel sommario i principali titoli di oggi che andremo ad approfondire dopo una breve pausa pubblicitaria. Restate con noi. Ben ritrovati, apriamo con l'emergenza coronavirus. Nuova ordinanza della Regione Basilicata, obbligo di comunicazione, quarantena fiduciaria per chi rientra in regione dall'estero. Ripartono anche gli sport di contatto. Intanto dal bollettino ancora un giorno senza nuovi casi in regione. Sentiamo. Obbligo di comunicazione, quarantena per chi proviene dall'estero ad eccezione degli stati europei espressamente indicati e ripresa delle attività sportive di contatto e di squadra. Queste le principali novità contenute nell'ordinanza numero 29 emanata dal presidente della regione Basilicata Vito Bardi. L'ordinanza dispone l'obbligo di comunicazione immediata al medico di base o al pediatra di libera scelta in caso di minore, per chiunque giunga o rientri in regione dall'estero, sia tramite trasporto pubblico che privato. Per tutte queste persone è previsto anche l'obbligo di quarantena fiduciaria di 14 giorni presso un luogo indicato preventivamente, con divieto di contatti sociali, spostamenti o viaggi. Esclusi da questa lista i viaggiatori provenienti dalla maggior parte dei paesi europei e dalle altre regioni d'Italia. La lista dei paesi da cui è consentito il rientro senza obblighi è disponibile sul portale della Regione Basilicata. I rientranti saranno sottoposti a tampone rinofaringeo e vedranno cadere l'obbligo di quarantena solo in caso di negatività. In caso di positività, invece, la persona contagiata sarà presa in carico dalle unità sanitarie speciali. Via agli sport di contatto e di squadra e allo svolgimento di ricevimenti nell'ambito di cerimonie, tramite l'integrazione di misure precauzionali adeguate. Intanto è stato rilasciato dalla Task Force regionale il bollettino giornaliero sui contagi. Nella giornata di ieri, 9 luglio, sono stati effettuati 217 test per l'infezione da coronavirus, risultati tutti negativi. Con questo aggiornamento i casi di contagio in Basilicata restano 3. Come 3 sono i pazienti contagiati e ricoverati nel reparto malattie infettive dell'ospedale San Carlo di Potenza. Di questi però solo uno residente in Basilicata è conteggiato nel totale dei cittadini lucani positivi, mentre le altre due pazienti sono di nazionalità estera. Il conteggio delle vittime da Covid-19 rimane fermo così a 27, come fermo quello dei guariti che sono 371. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 41.973 tamponi. E lo SPCGL provinciale di Matera chiede di anticipare la vaccinazione anti-influenzale per la campagna 2020-2021. Lo fa con un documento indirizzato alle autorità politiche e sanitarie della regione. Abbiamo sentito il segretario Angelo Vaccaro. Obiettivo? Migliorare la capacità del sistema sanitario per affrontare in maniera consapevole una eventuale seconda ondata pandemica. Per questo il comitato direttivo dello SPI-CGL provinciale di Matera ha invitato con un apposito documento le autorità sanitarie e quelle politiche a rafforzare i programmi di prevenzione delle malattie infettive. Per il sindacato non c'è tempo da perdere, bisogna anticipare la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2020-2021 e renderla gratuita anche nella fascia di età 60-64 anni per rendere più facile la diagnosi del Covid-19 che potrebbe per sintomatologia confondersi con l'influenza stagionale. Noi abbiamo espresso una preoccupazione ma soprattutto fatto delle proposte alle istituzioni che sono essenzialmente la Regione Basilicata come autorità di programmazione e le aziende sanitarie come autorità di gestione. Quindi anticipare l'avvio della campagna di vaccinazione 2020-2021 e inoltre anche promuovere la vaccinazione anti-influenzale soprattutto per gli addetti ai servizi collettivi, ai servizi pubblici per i quali gli operatori entrano in contatto con la cittadinanza, con i pazienti, con, in particolar modo per gli operatori sanitari e sociosanitari. Io qui vorrei fare un appunto.
Per quanto riguarda le scorse campagne di vaccinazione antinfluenzale, noi in provincia di Matera, in Basilicata, abbiamo delle performance molto buone per quanto riguarda la copertura vaccinale per la fascia di età 65 ed oltre. Non abbiamo delle buone coperture per quanto riguarda le fasce di età inferiori, che riguardano tutte quelle persone che hanno pluripatologie, e soprattutto abbiamo delle coperture vaccinali molto basse, percentuali molto basse per quanto riguarda gli operatori sanitari, sociosanitari ed altri operatori pubblici che entrano in contatto con la cittadinanza. E quindi si dovrebbe provare a sviluppare una promozione molto forte per anche incrementare la copertura vaccinale per queste categorie. E in Consiglio Comunale a Matera non passa l'approvazione del progetto definitivo di Piazza della Visitazione. Il 17 si tornerà a discutere del piano delle opere pubbliche. Il commento del sindaco e di un esponente dell'opposizione. Con 15 voti favorevoli, 15 contrari e un astenuto, non è stato approvato il progetto definitivo del parco intergenerazionale di Piazza della Visitazione. Il Consiglio poi ha votato, per discutere in una nuova riunione fissata per il 17 luglio, l'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2020-2021 e il relativo elenco annuale 2020. Il sindaco De Ruggeri commenta così i lavori di una seduta piuttosto nervosa alla vigilia della campagna elettorale. È stata una votazione pari, per cui non è passata l'operazione legata al riconoscimento della pubblica utilità di quel progetto, che ci avrebbe consentito di poter espropriare immobili incoerenti con Piazza Matteotti, ma non è che hanno bloccato la vita e il futuro di Piazza della Visitazione. Per il resto è stata una specie di rodeo politico in cui sono emerse tutte le atmosfere delle prossime elezioni. A Matera c'è qualcuno che rema contro, ma siccome io sono caparbio, testardo e libero, noi faremo il parco intergenerazionale progettato da Stefano Boeri. Su Piazza della Visitazione non è mai stata fatta una discussione complessiva, che non è solo una questione di cavilli, come dice il sindaco, di varianti urbanistici, di pareri. Nello stesso luogo il comune presenta l'ampliamento della casa comunale, presenta Piazza della Visitazione, presenta delle varianti stradali, presenta la demolizione della scuola Torraca. Era in atto una convenzione tra il Comune di Matera e la provincia con la costruzione di un parcheggio nell'area tra il Tribunale e la Ragioneria, quindi parliamo di un'area vasta che non può essere trattata a pezzettini, ci vuole una visione organica. Questo andiamo dicendo, questa cosa da anni, quindi siccome invece questa città sembra che deve essere manipolata per pezzi, in modo che dopo questi pezzi si devono per forza incastrare, non è detto che è così. Quindi andava trattato in un modo diverso. E a Potenza è stato inaugurato il nuovo sottopassaggio delle ferrovie Appulo-Lucane, che andrà a collegare i rioni di Santa Maria e Verderuolo. Una tappa fondamentale del più ambizioso progetto che le ferrovie Appulo-Lucane stanno portando avanti per migliorare la mobilità cittadina, la realizzazione della metropolitana leggera di superficie. È stato inaugurato a Potenza il sottopasso di Via Calabria, zona nevralgica del capoluogo, restituita in particolare a residenti e commercianti dell'area, a ridosso dei quartieri Santa Maria e Verderuolo. Lavori di circa 2 anni e costo complessivo dell'opera di poco più di 2,5 milioni di euro, finanziati dalla Regione Basilicata a valere sull'asse 6 del PIO FESR 2014-2020, nell'ambito della realizzazione delle strutture connesse al piano integrato di sviluppo urbano sostenibile della città di Potenza. Alla cerimonia, soddisfazione unanime dei vertici FAL, governo regionale, con in testa il presidente Bardi, e cittadino con il sindaco Guarente. Opera che chiaramente darà una maggiore fruibilità ai servizi di un capoluogo importante come Potenza. E io ringrazio pubblicamente la FAL, poi, che si è tanto impegnata. Riusciremo
a dare una viabilità concreta e soprattutto un servizio efficiente alla città di Potenza. È fondamentale capire che siamo solo all'inizio. Siamo all'inizio perché le FAL devono portare a termine, hanno preso un impegno importante con la Basilicata e con l'assessore Merra per la conclusione in tempi rapidi di tutta una serie di opere. Gli aspetti burocratici hanno rallentato di molto, poi c'è stato il Covid che ha fatto la sua parte, però adesso questa importante arteria viaria della città torna ad essere a disposizione dei cittadini. Approfitto dell'occasione anche per continuare una discussione già avviata in passato con FAL rispetto alla possibilità di utilizzare la metropolitana di superficie. Una sinergia virtuosa, hanno dichiarato il presidente Rosario Almiento ed il direttore generale FAL Matteo Colamussi, in ottica di interventi a vocazione green. Un primo sottopasso, quello di via Angillavecchia, è stato già realizzato ed è in funzione, mentre un terzo emerso sorgerà in via Roma entro il 2021. Questo sottopassaggio segna proprio l'apertura di una nuova fase, perché intendiamo anche nella prospettiva della mobilità cittadina collaborare con il Comune e con la Regione affinché Potenza abbia un piano urbano di mobilità sostenibile e che si sfrutti ancora di più e sicuramente in maniera più efficiente la rete ferroviaria cittadina. Questi giorni stiamo approfittando di una chiusura della tratta per rinnovare anche e ammodernare anche il binario. Peculiarità e aspetti che faranno della città di Potenza la dotazione di una metropolitana sicura e green. 3 anni di violenze e soprusi tra le mura domestiche. Dopo l'ultima grave minaccia, lei decide di sfuggire al suo convivente rivolgendosi alla polizia. Così l'uomo di Bernalda, di poco più di 40 anni, è stato arrestato e messo ai domiciliari. Sentiamo i dettagli. La storia che arriva da Bernalda è simile a molte, troppe altre, che affollano le cronache con una cadenza quasi quotidiana, nonostante negli ultimi anni si assista all'emersione di donne più consapevoli e in grado di uscire dai percorsi di violenza. Così come ha fatto la giovane 28enne protagonista dell'ultimo caso di violenza domestica che è culminato con l'arresto del suo convivente. Secondo quanto ha raccontato la polizia, ai maltrattamenti verso la donna si aggiunge l'aggravante di aver commesso il fatto per un futile motivo, quello della gelosia, cioè, e alla presenza dei figli minori. Le investigazioni sono scattate subito dopo che la donna si è rivolta al vicino commissariato di Pisticci, stanca dei continui soprusi e violenze che duravano da ormai 3 anni da parte del suo convivente quarantenne, tra l'altro già noto alle forze dell'ordine per precedenti di droga e violenze domestiche. 3 anni fatti di controlli ossessivi del telefonino della donna, che anche quando provava a rifiutarsi veniva presa a schiaffi e pugni. Anche uscire da sola era diventato impossibile, o con lui o con nessuno, altrimenti veniva chiusa a chiave in casa e sotto la minaccia di altre botte e spesso con armi da taglio. Minacce che erano state indirizzate anche ai familiari della donna. Lei in un'occasione aveva provato ad allontanarsi da casa, ma dopo qualche giorno si era lasciata convincere dalle false promesse dell'uomo: cambierò. E invece non cambiava mai niente, anzi, la 28enne porta ancora i segni dell'acido versatole sulle gambe, senza dimenticare quelli dei pugni ormai scomparsi dal volto o dello strofinaccio avvoltole intorno al collo come per volerla strangolare, segni scomparsi dalla pelle ma che restano dentro. L'ultimo episodio, quello decisivo a convincerla a rivolgersi alla polizia, è stato un coltello puntato alla gola per gelosia. Sarà la tua ultima sera, la minaccia che ha spinto la ragazza a sfuggire, rimanendo ferita di striscio ad una spalla. Ma anche dopo la denuncia, lui ha continuato a cercarla. Per questo decisivi sono stati i servizi di vigilanza dei poliziotti davanti casa della donna. Lui è stato posto ai domiciliari in un luogo lontano da lei. E nell'ambito di un'indagine su alcuni esami per la patente falsificati attraverso l'utilizzo di sofisticati sistemi di ricetrasmissione, il GIP di Potenza ha disposto il sequestro di un'autoscuola e delle automobili utilizzate per l'attività di scuola guida. Il sequestro, che riguarda anche 2 sedi situate in altri comuni della provincia, è stato eseguito dalla Polizia Stradale, che ha condotto le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo lucano. Sono state inoltre denunciate 4 persone. E una donna, per la prima volta nella storia della Cassazione, diventa presidente aggiunto. Si tratta di Margherita Cassano, 64 anni, nata a Firenze ma con la famiglia di origini lucane. Sentiamo.
Per la prima volta nella storia della Cassazione, all'unanimità una donna arriva a conquistare il ruolo di presidente aggiunto. Margherita Cassano sarà infatti il secondo magistrato d'Italia. Come presidente il CSM ha invece scelto Pietro Curzio. Una nomina che fa notizia e che segna una tappa dal valore simbolico per una magistratura ormai composta per oltre il 50% da donne. La prossima settimana, il 15 luglio, il plenum del CSM, alla presenza del presidente Sergio Mattarella, ratificherà il team Curzio-Cassano che dirigerà la Corte per i prossimi 3 anni. Attuale presidente della Corte di Appello di Firenze, Margherita Cassano, 64 anni, è nata a Firenze, ma la sua famiglia è di origine lucane. Il padre di San Mauro Forte, la madre di Grassano, due piccoli paesi della provincia di Matera. Entra in magistratura nel 1980, fa parte della scuola fiorentina di Piero Luigi Vigna, il capo della procura e poi procuratore nazionale antimafia, un maestro nelle indagini di mafia e di terrorismo. Con Vigna lei è stata pubblico ministero per anni, coordinando le prime inchieste sui grandi traffici di stupefacenti e sulle infiltrazioni in Toscana della criminalità organizzata, poi l'esperienza di consigliere del CSM nel 1998 e poi la Cassazione, dove ha fatto il giudice per 13 anni, alla prima sezione penale, al massimario come vice direttore della struttura informatica della Corte, poi ancora componente delle sezioni unite penali. Per 9 anni ha lavorato nel cosiddetto ufficio spoglio che compie un esame preliminare dei ricorsi. Nel 2015 anche quella volta all'unanimità, arriva la nomina al vertice della Corte di Appello di Firenze. Una notizia che per la Basilicata rappresenta sicuramente un motivo di orgoglio e che molti lucani hanno accolto con particolare entusiasmo. Ennesimo episodio all'impianto Cova Eni di Viggiano, dove questa mattina si sono verificate alcune alte fiammate. Oltre all'emissione di fumi, forti rumori e odori nauseabondi. A segnalarlo è l'Osservatorio Popolare per la Val d'Agri, che ha accompagnato la denuncia dell'accaduto con una serie di foto e video. E dopo l'indagine sull'inquinamento delle foci del Cavone e del canale Toccacielo, arriva la risposta dell'assessore regionale all'ambiente Gianni Rosa. Sentiamo. L'assessore regionale all'ambiente Gianni Rosa non ci sta. Dopo il report lanciato da Golletta Verde Lega Ambiente sulla balneabilità delle spiagge lucane, dal quale erano emersi risultati preoccupanti rispetto a 2 punti in particolare, la foce del fiume Cavone in località Terzo Cavone Scanzano Ionico e quella del canale Toccacielo in località Toccacielo Novasiri, arriva la puntuale risposta delle istituzioni lucane. Le due foci, risultate rispettivamente inquinata e fortemente inquinata dai test effettuati dal team di tecnici volontari di Golletta Verde, hanno fatto registrare un forte inquinamento microbiologico. L'associazione ha specificato in un comunicato di non volersi sostituire ai controlli ufficiali, ma di puntare a scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi lucani. I parametri indagati riguardano la presenza nelle acque di enterococchi intestinali ed Escherichia coli. Vengono considerati inquinati i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore limite previsto dalla legge sulle acque di balneazione. L'assessore Rosa ha definito fuorviante il messaggio di Lega Ambiente che trasmetterebbe all'opinione pubblica uno scenario falsato dei mari lucani. I riscontri di ARPAB, dichiarato in una nota ufficiale, dicono altro e confermano che le acque dei nostri mari sono prive di contaminazione microbiologica e quindi tutte balneabili, ad esclusione delle foci che, come tutti sanno, non lo sono mai state. Sappiamo, ha continuato, che esiste una criticità sul sistema di depurazione, ma abbiamo già investito 84 milioni di euro per l'ammodernamento e la manutenzione degli impianti in modo da sbloccare la situazione. La costa ionica, ricorda ancora la nota, è tra le più monitorate in Italia, con una media di 1 punto di prelievo ogni 900 metri di costa, distanza che si accorcia a 300 metri nel caso della foce del canale Toccacielo. E a Potenza tutto pronto per il sì di 2 nuove suore di clausura. TRM seguirà in diretta l'evento e in chiusura di telegiornale vi mostreremo un approfondimento proprio sul monastero di Santa Chiara. Vediamo. Suor Raffaella e Suor Agnès sono pronte ad abbracciare la vita di clausura delle Clarisse. Dopo un periodo di noviziato di quasi 10 anni, verranno consacrate col rito religioso della professione solenne nel monastero di Santa Chiara a Potenza. Una celebrazione sempre molto intima e riservata, che a causa dell'attuale fase storica potrà essere vissuta in comunione spirituale e preghiera in diretta su TRM Network, sabato 11 luglio a partire dalle 17. Le due giovani sorelle Clarisse Lucane saranno accompagnate a vivere questa giornata dalla madre abbadessa e dalle altre professe solenni alla presenza di Monsignor Salvatore Ligorio, vescovo metropolita della diocesi di Potenza e Muro Lucano, Monsignor Vincenzo Rufino, vescovo della diocesi di Tursi Lagonegro e Monsignor Francesco Antonio Nolè, vescovo della diocesi di Cosenza Bisignano.
Abbiamo iniziato 9 anni fa con il desiderio di unirci al Signore definitivamente. E la cosa bella che almeno personalmente provo è che ora non sento semplicemente il mio desiderio di unirmi a Cristo, ma proprio il suo desiderio di unirmi a sé definitivamente. Al momento dell'entrata, cioè, per me era questo il posto giusto, cioè io da subito ho sentito che ero al posto giusto. La clausura è un taglio drastico con tutto quello che viene prima. E adesso passiamo alla musica, secondo appuntamento del Matera Festival con il maestro napoletano Nino Buonocore. Se qualcuno domani suonasse alla porta, uno che ormai tu non aspettavi più. Seconda serata per il Matera Festival 2020. Dopo la prima serata, domenica scorsa, nei giardini del Museo Nazionale Domenico Ridola con il concerto Happy Birthday Beethoven, il maestro napoletano Nino Buonocore ha animato i giardini di Mulino Albino con un concerto in chiave jazz insieme all'orchestra della Magna Grecia. Il concerto, realizzato grazie agli sforzi del direttore artistico Piero Romano e alla disponibilità dell'imprenditore Nicola Benedetto, che ha concesso i suggestivi spazi di Mulino Albino, ha visto il maestro Buonocore ripercorrere in un'ora le tappe più importanti della propria carriera. Da Rosanna a Scrivimi, passando per Un po' di più e Una canzone d'amore. La musica è una condivisione, no? Non è un messaggio che io lancio così in maniera sterile verso il pubblico. Un artista ha bisogno di un feedback costante sul palco, quindi è un incontro, è come se tu stessi seduto nel tuo salotto di casa e dialoghi semplicemente con gli invitati. E questi giorni miei li conosco ormai. Lasciano negli occhi solo nuvole. Credo che il Matera Festival stia cogliendo l'importanza in questo momento di ritrovarsi, cioè di risocializzare, ricongiungersi. E dopo il Giardino Ridola, il Mulino Albino, e con queste due strutture proseguiremo per tutto il Matera Festival, il prossimo concerto con le quattro stagioni di Vivaldi, però disegnate dalle fotografie di tutti i cittadini materani che ci hanno aderito a questa collezione di immagini delle quattro stagioni che saranno appunto proiettate durante l'esecuzione. Quindi vi aspettiamo e siamo veramente felici, tanto felici di quella che è la splendida adesione del pubblico. Nel quartiere Rione Pini a Matera, un progetto dedicato ai più piccoli all'interno del tabellone del Festival Jazziamoci 2020 dell'Onyx Jazz Club Matera. Vediamo. Il tabellone estivo del Festival Jazziamoci 2020 dell'Onyx Jazz Club di Matera ritaglia uno spazio dedicato interamente ai più piccoli. Dopo l'anteprima del progetto Suoni del futuro prossimo, ecco i suoni raccontati dai giovanissimi. In Piazza Dama, nel quartiere Rione Pini, i piccoli partecipanti, tutti tra i 5 e i 14 anni, potranno prendere parte ad un laboratorio di lettura che avrà per protagonista il libro Il fabbricante di suoni di Elena Esposito e una serie di giochi sonori. Stiamo facendo un'attività con i ragazzi dai 5 ai 14 anni per prepararli ad incontrare Alessandro Ricci, autore del Fabbricante di Suoni, un libro incentrato sul rapporto tra colore e suono, ma che racconta di un ragazzo che condannato alla sordità poi trova il coraggio per affrontare la sua diversità e farla diventare una grande dote che poi, non vi voglio svelare troppo del libro, però che riesce a restituire colore e suono al mondo che abita. Sabato alle ore 20 ci vediamo di nuovo in questa piazza per parlare e dialogare direttamente con l'autore e fare ancora una volta dei giochi che hanno a che fare con il mondo dei colori e dei suoni. Il mondo raccontato dall'autore si chiama sinestenia, in realtà è un gioco di parole perché è basato sulla sinestesia, quindi ogni colore ha un suono e ogni suono ha un colore.
Calcio, playoff di Serie C. Il Potenza ai quarti affronterà la Reggiana. Ieri sera allo stadio Viviani il Potenza ha battuto la Triestina per 1-0 accedendo al secondo turno dei playoff nazionali di Serie C. Il gol in pieno recupero al 95esimo dell'attaccante Carlos Franza. Ai rossoblù bastava un pareggio, ma il quarantenne brasiliano entrato nella ripresa ha infilato la sua ex squadra con un preciso colpo di testa all'angolino. Stamane il sorteggio dei quarti di finale effettuato in Lega Pro. Lunedì 13 luglio il Potenza affronterà la Reggiana in gara secca in trasferta con obbligo di vittoria. Bene, noi ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi. Ora, come anticipato, vi lasciamo con un approfondimento sul convento di Santa Chiara a Potenza. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima edizione. Un incontro particolare, una giornata sicuramente di sole, quella che si accinge a vivere il monastero di Santa Chiara. Una occasione per aprire, seppur con garbo, le porte ad un luogo che però di fatto è sempre aperto, sempre pronto all'ascolto. Un modo per scoprire anche un po' più da vicino le caratteristiche di una comunità in crescita, una comunità silenziosa ma vigile, attenta, pronta a tendere sempre una mano. Noi siamo in Basilicata dal 1996, dopo la soppressione dell'Ottocento, che aveva soppresso 10 monasteri di Clarisse. I vescovi di tutta la Basilicata hanno voluto una presenza di Clarisse e la comunità di Santa Lucia di Serino ha accettato questo incarico e siamo arrivati in Basilicata il 2 febbraio del 1996, abbiamo avuto però l'elezione canonica nel 2008. Significa che per qualche anno siamo state come fondazione una comunità che aspettava di stabilizzarsi, per cui una comunità che non aveva ancora la clausura, una comunità che ha fatto un percorso anche di, siamo state 3 anni a Potenza, 9 anni a Oppido e poi finalmente abbiamo costruito il monastero e siamo qui dal 2008. Siamo una comunità di 18 sorelle, la più piccola sta facendo soltanto l'esperienza, poi deciderà se ritornare, no? Noi abbiamo un periodo di esperienza che permettiamo prima dell'ingresso definitivo. Le vocazioni entrate nella comunità sono tutte lucane. Questa è una realtà molto bella perché, ecco, in un momento dove c'è una grande crisi di vocazione, questa è una gioia immensa, un dono di Dio grande ed è segno anche di quello che è stato seminato nei secoli proprio dalla realtà francescana, che prima o poi germoglia, un seme seminato nei secoli. Ed ora ci predisponiamo a vivere un momento che per voi è comunque un momento di gioia, l'accoglienza dopo un lungo cammino di 2 sorelle in questa giornata così simbolica, piena di segni, di simbologia, ma soprattutto di un grande valore. È un grande dono, è un dono, forse sono i doni più belli per una comunità, credo sia il dono più bello, la professione solenne di due sorelle, no? E questo fa capire veramente l'opera di Dio. 2 ragazze oggi che scelgono, tra l'altro una lavorava già, no? Quindi non l'ha fatto veramente come l'altra più piccola, era all'università. Persone, ragazze che scelgono una vita del genere, Dio chiama. E che questa è la cosa più bella, no? Commuoversi di fronte al progetto di Dio, che è indescrivibile, se uno ci pensa, non... solo chi lo vive magari riesce a percepirlo, no? L'incontro
con suor Raffaella e suor Agnese, sorelle Clarisse, del monastero Santa Chiara di Potenza, qualche giorno prima della professione dei voti solenni, ci consente di approfondire alcuni aspetti legati al vostro cammino e all'importanza di questa giornata che in qualche modo lo conclude, ma di fatto lo apre ad una nuova prospettiva. È stato sicuramente un cammino intenso che avete vissuto insieme, non è così? Sì, tutto insieme, sia al momento dell'ingresso, il 1° novembre del 2011, ma ogni tappa di questo percorso, perché noi entriamo, è vero, in un giorno, però poi ci sono dei momenti significativi che sono la vestizione, quando si prende l'abito religioso, poi la seconda tappa che è il velo e adesso quando riceveremo l'anello con la professione solenne. E come compiere un ciclo? È un percorso che si conclude e si comincia, appunto, come abbiamo iniziato 9 anni fa, con il desiderio di unirci al Signore definitivamente. E la cosa bella che almeno personalmente provo è che ora non sento semplicemente il mio desiderio di unirmi a Cristo, ma proprio il suo desiderio di unirmi a sé definitivamente. Quindi, insomma, questa è i sentimenti con cui ci avviciniamo a questo grande evento. Con tanta emozione, naturalmente. Non è stato un cammino semplice, tutti i cammini hanno delle tappe, hanno delle difficoltà, dei motivi di riflessione, ma sicuramente è stato un cammino ricco che ora è bello anche condividere. Sì, un cammino sicuramente ricco, ma anche deciso, nel senso che, io adesso parlo per me, al momento dell'entrata, cioè, per me era questo il posto giusto, cioè io da subito ho sentito che ero al posto giusto. La clausura è un taglio drastico con tutto quello che viene prima. Una volta presa la decisione, dopo aver conosciuto anche la comunità e dopo aver fatto anche un cammino di discernimento vocazionale anche abbastanza lungo, perché noi facciamo un cammino di almeno 2 anni, cioè 1 o 2 anni prima di entrare in monastero per conoscere la comunità e comunque per vedere se questa è vocazione di Dio, è chiamata di Dio. Una volta fatto tutto questo cammino, la difficoltà non è nel lasciare, ma poi nel realizzare, nel senso che magari c'è il condizionamento, la famiglia che magari non sente questo taglio netto, questo taglio drastico, e quindi c'è questa difficoltà da parte della famiglia più stretta di accettare, di capire. Però per quanto riguarda me, cioè il desiderio di andare avanti, di seguire quella che nel mio cuore era la vocazione di Dio, era deciso, era chiaro, insomma. Anche per me, diciamo, inizialmente la famiglia non ha proprio accolto benissimo la vocazione, diciamo, quindi ci sono state delle difficoltà iniziali che però appunto mi hanno rafforzata nel cammino, no? Di voler seguire il Signore, perché di fronte a una chiamata del genere dire di no a Dio, diciamo, è un po', cioè, è infelicità per tutta la vita, no? Questo lo avvertivo molto forte. E quindi sì, poi c'è stata la vicinanza della comunità che appunto mi ha accompagnata poi nel corso degli anni, fino a quando poi, diciamo, anche la famiglia si è aggioito, diciamo, con me di questa cosa. E quindi il vostro è un messaggio in una giornata di gioia, in una giornata di festa, comunque, che si apre al territorio intero per viverlo in pienezza. Sì, no, sicuramente. Infatti per questo poi ci tenevamo anche al vostro supporto televisivo, perché in altre occasioni non l'avremmo mai fatto, nel senso che cioè sarebbe stata una celebrazione liturgica in chiesa e basta, aperta ai fedeli. Però in questo tempo di pandemia non sarebbe stato possibile, quindi abbiamo optato, insomma, per l'apertura così al vostro intervento televisivo, proprio per partecipare, per assicurare, cioè per permettere a tante persone di partecipare a questo momento, di gioire con noi. E allora salutiamo quanti vivranno con voi in pienezza la solennità di questa giornata, rappresentando per tramite dei nostri microfoni quelle che sono le vostre emozioni. Le nostre emozioni. Beh, c'è prima di tutto una gioia grande, cioè veramente grande. E le dirò, non c'è neanche agitazione, al momento mi sento, io di solito sono il tipo timido, cioè già essere qui di fronte a una telecamera e tanto, c'è proprio la gioia grande di essere al posto giusto e di fare quello che veramente Dio vuole. Io vorrei forse concludere con la frase che ho scritto, che ho scelto per la locandina: per l'eccessivo desiderio del cuore grida, attirami a te, o celeste sposo.
e che questo è il desiderio più grande, la gioia con cui mi ha preso a vivere questo giorno, di essere unita a lui. Quindi veramente con tanto desiderio, tanta gioia, tanta emozione e in attesa di vivere la vita, tra virgolette, matrimoniale, no? E alla fine è quello, come già abbiamo fatto per 9 anni, adesso definitivamente, quindi. Il carisma di Santa Chiara d'Assisi declinato in alcune parole: povertà, lavoro, fraternità, clausura. È proprio di lavoro che vogliamo parlare, perché con la presenza di Suor Bernardetta e Suor Vittoria abbiamo la possibilità di entrare in uno che possiamo definire un angolo fortemente suggestivo dell'intero monastero, ma anche cuore pulsante della vostra attività. È qui che possiamo infatti vedere i frutti del vostro lavoro. Sì, per noi il lavoro è proprio fondamentale nel nostro carisma, no? Perché il lavoro significa condividere la vita dei poveri, no? Come i poveri lavorano per vivere, per mantenersi, noi condividiamo, ecco, quindi ci manteniamo proprio con il lavoro che facciamo, no? Come lavoro, quello che potete vedere qui, facciamo prevalentemente biscotti, marmellate, dipingiamo i ceri, sottoli, insomma facciamo un po' tutto quello che così è nelle nostre possibilità. E la cosa bella è che lavoriamo insieme, cioè adesso qui voi vedete soltanto noi due, ma appunto siamo un po' tutte le sorelle a supportarci e appunto a fare un po' questi vari lavori, anche semplici, però veramente il lavoro manuale aiuta molto nella nostra vita, anche una fonte di equilibrio, no? Proprio si svolge la nostra vita tra la preghiera e il lavoro. Ed è bello raccogliere anche i frutti della carità, la presenza dei prodotti del vostro lavoro può trovare poi un riscontro tangibile in tanti che vi conoscono, vi stimano, apprezzano il vostro lavoro, la vostra capacità di ascolto e vogliono riconoscere anche il loro affetto tangibilmente. È possibile quindi, con la forma della cooperativa che avete costituito, anche aiutare e sostenere il monastero, acquistando questi prodotti anche online. Sì, esattamente, esattamente. È da poco che abbiamo proprio costituito un sito, il sito è www.monasterosantachiara.it e appunto proprio anche per poter prendere e acquistare per chi volesse i prodotti online, perché appunto in questo periodo è proprio la situazione che viviamo che appunto abbiamo incontrato meno persone e abbiamo appunto pensato anche di ricevere un aiuto in questo modo, che veramente abbiamo trovato tantissimo. Infatti ringraziamo infinitamente proprio tutte le persone del luogo, della nostra regione e non solo, che ci stanno sostenendo in questo modo, no? Prendendo, acquistando dei nostri prodotti. I biscotti abbiamo insomma una varietà di circa 22 tipi, quindi diciamo insomma sono un po' biscotti diciamo sia partono da quelli semplici insomma per il latte a quelli di pasta di mandorla, insomma proprio più particolari. E poi anche le marmellate, cioè essendo fatte esclusivamente con frutta e zucchero, quindi non c'è l'aggiunta di pectina, niente, quindi anche quelle vengono molto richieste, insomma. Facciamo insomma i liquori, soprattutto insomma diciamo il finocchietto, un liquore insomma fatto proprio con diciamo il finocchietto selvatico che qui insomma troviamo qui proprio nel nostro terreno. E poi facciamo la grappa alla rosa canina, che anche qui sul nostro terreno, insomma, abbiamo un po' queste varie qualità che insomma anche chi ha avuto modo di assaggiare ha detto continuate, insomma. Davvero le persone le sentiamo vicinissime in questa forma di aiuto, cioè comprendono che danno proprio un aiuto alla nostra vita e poi anche al monastero che stiamo cercando di completare.